Ora inizia una parte di Polifemo dedicata ovviamente alle elezioni politiche. Come tutti sapete, domenica 4 marzo si vota e allora abbiamo deciso di ascoltare i candidati, non tutti ovviamente perché è una pletora di candidati, ma i candidati rappresentativi di partiti e coalizioni. Abbiamo cercato di rispettare la par condicio. Abbiamo cercato attraverso queste interviste di conoscere la persona, la figura del candidato ed anche i programmi che avrebbe in cantiere di realizzare ove mai eletto. Ascoltiamoli. Antonio Cavallo, candidato alla Camera, collegio plurinominale Puglia 3, candidato con Più Europa con Emma Bonino. Cavallo, le ragioni di questa scelta e perché votare Più Europa con Emma Bonino? Ma intanto io ringrazio Centro Democratico, di cui io faccio parte, per aver pensato alla mia candidatura. Una candidatura in Più Europa con Emma Bonino, che mi fa davvero molto onore. Una candidatura che nasce all'interno di un progetto che guarda al futuro del nostro Paese, ma proprio perché guarda al futuro del nostro Paese noi non possiamo immaginare, rispetto anche a chi dice il contrario, che il futuro del nostro Paese debba passare certamente dalle politiche nazionali, ma soprattutto e di più per l'avvenire dalle politiche europee. Ecco perché noi diciamo Più Europa, perché credo che senza Più Europa l'Italia possa avere meno futuro. L'impegno per Taranto, se eletto, i suoi progetti e i suoi programmi per Taranto, una realtà sofferente, il dramma ambientale, ma anche la capacità di risollevarsi. Beh, i progetti... La necessità più che capacità. Sì, per Taranto ovviamente il nostro impegno è particolare, noi siamo figli di questa terra e certamente conosciamo le sofferenze del nostro territorio, le sofferenze che si annidano all'interno delle famiglie che soffrono soprattutto la mancanza di lavoro, la mancanza di occupazione e poi anche certamente la giusta pretesa di poter vivere in un ambiente sano, il problema della tutela della salute, ovviamente no. Taranto è un esempio purtroppo nazionale dove c'è maggiore necessità di coniugare lavoro e salute e questo è il compito della politica, se mi è permesso dire, è il compito della buona politica che forse fino a questo momento in parte è mancata. Quindi l'impegno è per questa terra, per favorire benessere, crescita, sviluppo della nostra terra affinché tutti possano avere una possibilità di lavoro, di futuro, senza dover necessariamente andare fuori dalle nostre mura. Semplicemente Stefania Fornaro è lo slogan di Stefania Fornaro, candidata alla Camera, collegio uninominale 10. E allora, i punti fondamentali del suo programma per Taranto. Allora, dicevo anche ieri quando mi hanno fatto questa domanda, non è facile sintetizzare quelli che sono i punti perché noi abbiamo tanti di quei problemi, soprattutto nel nostro territorio, che andrebbero veramente analizzati uno a uno. Sicuramente sposo appieno quello che è il programma del centrodestra, però mi voglio focalizzare su quelli che sono i nostri problemi. Prima di tutto i ragazzi, i giovani, la disoccupazione, secondo me sono il primo punto su cui il mio impegno sarà sicuramente, nel caso in cui dovesse vincere, uno dei primi punti su cui io mi soffermerò, ma su cui si dovrà soffermare veramente tutto il governo di centrodestra. Noi qui viviamo una situazione pazzesca dove i ragazzi certe volte vivono ancora anche con i genitori, cercano posti di lavoro e pensano che il lavoro si trova con le raccomandazioni, con le conoscenze, invece no, va riqualificato il lavoro, vanno aiutate le imprese, devono essere incentivate le imprese e le assunzioni, ma soprattutto i ragazzi vanno formati e vanno accompagnati anche in questa fase di disoccupazione, perché poi fondamentalmente lo si fa in tutta Europa, siamo l'unico paese in cui ancora questo non accade. Poi una mia attenzione particolare andrà sicuramente anche
a quelle che sono le infrastrutture. L'ho vissuto come studentessa, lo vivo ancora oggi come professionista. Noi non abbiamo un collegamento veloce che ci porti a Roma, nella nostra capitale, in 4 ore. È qualcosa di assurdo. Quindi noi parliamo di turismo, ma come facciamo a parlare di turismo se non abbiamo le reti infrastrutturali? Aeroporto, autostrada vicino alla città. E poi le famiglie. Io sono una mamma, ho un bimbo di 20 mesi e vi dico che mantenere una famiglia, nonostante io abbia un posto di lavoro, non è semplice, anche comprare i pannolini. In Europa regalano i pannolini alle mamme, quindi il reddito d'infanzia, gli assegni familiari consistenti saranno i punti principali del mio programma. E poi ti rubo un secondo proprio ora abbiamo finito una conferenza stampa a Forza Italia, direttivo di Forza Italia, dove uno degli altri punti che è nato proprio dalle esigenze anche della situazione che sta vivendo il nostro territorio tarantino è quello delle aziende che ruotano intorno all'indotto Ilva. Queste si sono trovate in una grave crisi dovuta al fatto che hanno dovuto fatturare e quindi pagare un'IVA su fatture che non gli sono mai state pagate. Quindi l'impegno dei miei colleghi del centrodestra sarà anche quello di trovare delle misure di compensazione per aiutare le imprese. Altro aspetto, il problema dei problemi di Taranto è la questione Ilva. Sulla questione Ilva sicuramente bisognerebbe mettere a confronto quello che ha detto Di Maio quando è venuto e quello che continuano a dire i candidati qui del Movimento 5 Stelle. Io ho gente che mi ferma e mi dice: io la voto se mi chiude l'Ilva. Vi prendono in giro, l'Ilva non può essere chiusa, noi dobbiamo batterci affinché l'Ilva venga ambientalizzata, non chiusa, perché chiudere l'Ilva significa non solo chiudere un colosso siderurgico, ma significa soprattutto aumentare la disoccupazione che già ormai, voglio dire, è dilagante. Abbiamo il problema delle aziende dell'indotto, ma abbiamo il problema che se non c'è lavoro, le persone, anche il piccolo commerciante, non guadagna più. È tutta una questione di economia. Bisogna ambientalizzare, bisogna coordinare quello che è l'ambiente con il lavoro, ma soprattutto anche col diritto allo studio dei nostri figli, perché è assurdo che abbiamo una zona di Taranto in cui i bambini non possono andare a scuola in determinati giorni per Wind Day, nonostante ci siano state delle modifiche alle ordinanze. Però vanno fatte come comandano, non si può andare avanti in questa situazione. Sono 6 anni che l'azienda è sotto sequestro e tutti i governi, amministrazione comunale, regionale e governo nazionale, sono più impegnati a farsi ricorsi piuttosto che a risolvere il problema dell'Elba. Lucio Lonoce, candidato al collegio alla Camera, collegio uninominale 10. Perché votare centrosinistra? Perché votare Lucio Lonoce? Ma perché votare Lucio Lonoce? Perché votare Lucio Lonoce in quanto sono stato uomo di strada, politico di strada, per 18 anni, i fatti si vedono, ho ascoltato molto la gente, ho risolto molti problemi, quindi è giusto che sia così. In pratica sono l'unico tarantino che è candidato in questo collegio. Da tenere presente che per la prima volta nel partito si sono adottati criteri di meritocrazia, perché nelle ultime elezioni ho preso 1850 voti, significa che la gente ha fiducia nella persona e quindi questa è la politica che paga. Bisogna votare la persona, bisogna votare il Partito Democratico, perché le persone fanno il partito. Eccoci con il dottor Mario Turco, candidato con il Movimento 5 Stelle al Senato, collegio uninominale Puglia 7, per intenderci Taranto e la sua provincia. E allora intanto una presentazione di Mario Turco. Sono un professore universitario, insegno economia aziendale presso l'Università del Salento, sono commercialista qui a Taranto, insegno e svolgo l'attività professionale dal 1993, faccio parte della commissione enti locali presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e svolgo attività peritale presso la Procura di Taranto. Andiamo ai motivi della sua scelta, la sua adesione alla candidatura con il Movimento 5 Stelle. Come è nata, perché questa scelta, quali i suoi propositi?
Allora, la mia scelta innanzitutto deriva dai miei studi. Io nell'ambito dei miei studi scientifici ho esaminato per ultimo il fenomeno dei dissesti finanziari degli enti locali. Nell'ambito di questi studi, da una parte, ho dimostrato l'inefficacia della norma sui dissesti finanziari ed in particolare ho studiato il caso Taranto. Il caso Taranto l'ho presentato poi all'interno di un convegno nazionale che si è tenuto qui a Taranto nel mese di aprile del 2017, dove ho presentato una mia pubblicazione sugli effetti del dissesto finanziario sulle economie territoriali e sulle famiglie. E nell'ambito di questo studio io ho misurato sia le perdite economiche che il dissesto finanziario ha prodotto sul territorio e sia l'incidenza fiscale sui cittadini. Ed è stato proprio forse questo riconoscimento, questa pubblicazione che ha prodotto due effetti sulla mia carriera. Da una parte le attenzioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in quanto sono stato inserito in una commissione enti locali che sta riformando la norma proprio sui dissesti finanziari. Dall'altra parte nel mese di fine gennaio, ho ricevuto una chiamata da parte di Luigi Di Maio che mi proponeva la candidatura al Senato della Repubblica. Andiamo ai programmi, è vero che è una candidatura nazionale, ma una candidatura che in caso di elezione avrà molto a che fare a livello di riverberi sul territorio ionico. Beh, io dico la madre di tutte le battaglie e la questione ambientale, l'ILVA. Sì. Allora, io nell'ambito del mio programma, io chiaramente sono un tecnico, quindi essendo un economista aziendale chiaramente porrò molta attenzione soprattutto agli aspetti economici. Oggi è sotto gli occhi di tutti gli 11 decreti, 12 decreti che hanno permesso alla fabbrica di rimanere in vita. L'ILVA è fallita. Quindi noi ci troviamo di fronte ad un'azienda che è commissariata e che è sotto sequestro. Io quello che prendo atto oggi è che in base alle relazioni dei commissari e in base ai dati pubblicati sul Corriere della Sera, noi abbiamo un'azienda che ha conseguito in questi 6 anni di commissariamento circa 3 miliardi di perdite. Ogni giorno la perdita che l'ILVA accumula è 2 milioni al giorno. Prendo atto anche che oggi la politica, sia a livello governativo sia a livello regionale e comunale, è in conflitto tra loro. La politica non ha dato soluzioni credibili, soluzioni reali dopo 6 anni di commissariamento al territorio, per cui noi oggi ci troviamo di fronte a una non soluzione del caso ILVA a livello politico. Quello che io ritengo e quello che occorre incominciare a fare è pensare da subito ad una riconversione economica. Chiaramente la riconversione economica da dove deve partire? Innanzitutto noi abbiamo un tavolo istituzionale aperto, dove su quel tavolo noi dobbiamo presentare i progetti per Taranto, i progetti per il rilancio del territorio e il rilancio dell'economia territoriale. Io in questi giorni ho già fatto alcune proposte. Innanzitutto la nostra città ha i redditi più bassi d'Italia, i redditi pro capite, ha il tasso di disoccupazione giovanile più alto d'Italia, il 52% dei giovani non trova occupazione e tanti giovani che frequentano le mie aule a Lecce che vengono da Taranto sono costretti a emigrare. Quindi per rilanciare l'economia di Taranto innanzitutto dobbiamo puntare sul capitale umano, quindi dobbiamo puntare su che cosa? Su una legge speciale per Taranto che dia dignità all'università, che può essere un laboratorio di progetti, un laboratorio di idee, un laboratorio per fare ricerca e quindi alimentare il vortice della creazione delle imprese in settori diversi rispetto a quello siderurgico. Ecco, ascoltando durante la campagna elettorale alcuni punti
chiamiamoli programmatici, lei ha posto l'attenzione su alcuni punti, su alcuni elementi nevralgici, l'agricoltura, il turismo, l'università, il porto. Sì, allora l'università diventa il volano per la riconversione economica. Noi oggi senza ricerca, senza brevetti e senza nuovi settori economici da percorrere non possiamo dare credibilità e dignità al futuro dei nostri figli. Ora l'agricoltura è uno di quei settori che va diciamo rilanciata. Io proprio recentemente ho ascoltato alcuni imprenditori agricoli, ho ascoltato le loro istanze, ci sono 600 imprese agricole sull'orlo del fallimento a seguito di alcune calamità naturali che hanno colpito il nostro territorio. Vorrei ricordare l'alluvione del 2011, l'alluvione del 2013, la siccità e le gelate del 2017, quindi abbiamo un'agricoltura soprattutto nel versante di Castellaneta, Alaggiano, Alaggianello che sono sull'orlo del fallimento. Io proprio in questi giorni, dopo aver ascoltato il tavolo verde dove ci sono imprenditori che stanno svolgendo diciamo, un presidio, che stanno occupando quella zona diciamo, martoriata dalle calamità naturali, ho formulato una mia prima proposta per risolvere il problema delle imprese agricole. Quindi l'agricoltura innanzitutto va rilanciata perché quella può essere il volano, però per rilanciare l'agricoltura abbiamo la necessità di avere una nuova identità territoriale, perché Taranto oggi sconta una identità che è andata perduta e quindi prima di tutto l'identità della città, l'identità del territorio. L'infrastruttura per il rilancio sia dell'agricoltura ma anche del turismo e degli altri settori economici quali l'artigianato e gli altri settori diciamo, della meccanica, diventa importante le infrastrutture. Oggi abbiamo delle grandi infrastrutture che però in parte sono incomplete e in parte mancano di integrazione. Quindi noi dobbiamo cercare un'integrazione tra l'autorità portuale, tra le aree retroportuali, il collegamento anche con l'aeroporto, perché può essere un volano di sviluppo l'aeroporto, e in considerazione dell'istituzione anche di facoltà innovative quale l'aerospaziale o la robotica o l'intelligenza artificiale, questi possono essere diciamo, dei settori che noi possiamo tranquillamente alimentare. Siamo al momento del congedo rispetto a questa nostra chiacchierata, stiamo realizzando un Polifemo alla scoperta dei candidati, ma non tanto delle persone quanto dei programmi, proprio un appello rapido, un appello al voto, perché votare Mario Turco? Allora, l'appello al voto è questo: è ora di cambiare. Noi abbiamo in tutti questi anni avuto solo fallimenti. Il nostro territorio ha dovuto subire il fallimento della fabbrica, il fallimento del comune, il fallimento della soprintendenza, il fallimento dell'aeroporto, il fallimento dell'università, tanti fallimenti. Quindi io oggi metto a disposizione la mia professionalità, il mio tecnicismo e la mia propensione a risolvere i problemi delle imprese soprattutto e delle amministrazioni locali, perché io metto a disposizione questa mia esperienza e a questo punto l'invito che io faccio ai miei concittadini è quello di votare per il cambiamento, scegliere per il cambiamento. Chiaramente la scelta degli elettori è una scelta diciamo, di campo, è una scelta di cambiamento. Oggi va interrotta quella discontinuità con il passato, va interrotta quella linea che ha poi prodotto tutta una serie di inefficienze e di fallimenti. La corsa è a due, da una parte c'è il Movimento 5 Stelle, dall'altra parte c'è il centrodestra. Quindi nell'ambito del mio collegio la competizione è tra la Maria Francavilla, moglie di Tamburrano, e Mario Turco, professore universitario, commercialista e con tanta esperienza. Grazie. Nell'ambito degli spazi dedicati appunto alle formazioni, alle coalizioni per questa tornata elettorale, è ora il turno, la volta di Potere al Popolo. Abbiamo una serie di candidati di Potere al Popolo appunto nei collegi uninominali della Camera, del Senato e nei plurinominali. E allora partiamo da Giovanni Lippolis,
alla mia sinistra, candidato al collegio della Camera, il collegio uninominale 10. E allora Giovanni Lippolis, una rappresentanza appunto che vuol tenere alta la voce della sinistra, ma alle altre formazioni o movimenti di sinistra, cioè rispetto a questi altri movimenti di sinistra, in cosa vi differenziate proprio per giustificare la vostra corsa da soli? Sì, noi abbiamo scelto di correre da soli. In questi anni, diciamo, la coalizione di così chiamata di sinistra, cioè quella guidata dal PD, abbiamo visto cosa ha fatto in Italia e per questo abbiamo deciso di correre da soli. Non potevamo stare insieme a chi in questi anni ha approvato il Jobs Act, ha approvato la riforma Fornero e la buona scuola. Quindi abbiamo deciso di correre da soli. Noi, il nostro slogan, il nostro motto è dovere il no, faremo il sì. È una lista fatta da chi in questi anni ha patito la crisi, quindi una lista fatta da precari, da operai, da studenti. E questo ci differenzia dalle altre liste che sono calate dall'alto con scelte di segreteria. Le nostre candidature non sono state scelte dai vari segretari, ma sono state scelte attraverso le assemblee nelle varie città d'Italia. Noi in un mese e mezzo abbiamo svolto più di 300 assemblee in tutta Italia, in cui abbiamo scelto i candidati appunto che rappresentano le problematiche dei territori. Non è un caso che la mia candidatura da operaio dell'ILVA avviene nella città di Taranto. Ecco, parlando di ILVA, la vostra posizione? La nostra posizione: in questi anni abbiamo perso 5 anni inutilmente, quindi dal sequestro del 2012 fino ad arrivare ad oggi. Contestiamo l'AIA approvata dal governo, che è un regalo alla multinazionale Mittal. Noi pensiamo che sia fondamentale attuare un cambiamento del processo produttivo. Per fare questo crediamo che nessuna multinazionale, né tantomeno Mittal, sia in grado di farlo, quindi pensiamo che l'ILVA deve essere nazionalizzata, quindi nazionalizzare e cercare di cambiare il processo produttivo, naturalmente controllando sempre l'aspetto sanitario, che per noi è fondamentale nell'ILVA. E questo è il punto principale. All'interno, la scelta fatta dal PD è stata quella di tutelare l'interesse delle banche, quindi la scelta di Mittal non è né sul piano produttivo né sul piano ambientale condivisibile, è solo un modo per far rientrare le banche che in questi anni si sono esposte prima con i Riva e poi con lo Stato. Bene, e allora passiamo ad un'altra candidata, ci riferiamo a Margherita Matteo, alla mia destra, e candidata al collegio uninominale del Senato, il collegio appunto Puglia 7. E allora andando a calare, a collocare i programmi di Potere al Popolo nell'area ionica, ecco, quali sono, come dire, i punti fondamentali del vostro programma? Perché Taranto vive il dramma ambientale, Taranto vive il dramma occupazionale, però Taranto ha tantissime risorse finora inespresse. Certo, la situazione economica e sociale di Taranto è particolare, questo lo sappiamo. Abbiamo grossi problemi occupazionali, sia a livello proprio di numeri di uomini e donne che lavorano, che diciamo è nella media del meridione italiano, insomma, come numeri occupazionali, ma anche come tipo di lavoro. Ad esempio, la seconda azienda più grossa di Taranto, che è la Teleperformance, che è un call center, utilizza contratti di lavoro, ad esempio come i contratti a progetto, che per noi non sono contratti perché non danno una qualità della vita decente e tale da poter affrancare i giovani e le giovani
giovani, dalla famiglia ad esempio, così come quello che noi vogliamo fare a Taranto è, oltre la questione Ilva, che voglio ribadire, se la cosa principale è, oltre all'occupazione e al lavoro, è anche la salute. Noi abbiamo sempre contestato, anche negli anni passati, chi metteva in contrapposizione lavoro e salute. Per noi sono la stessa cosa, fanno parte dello stesso percorso, e questo si può spostare anche a tutte le altre aziende dell'area ionica. Noi vogliamo che si facciano investimenti per ricominciare a produrre, per ricominciare a lavorare, che si facciano investimenti nell'agricoltura, nell'area ionica, così come in tutta la Puglia è forte il sistema del caporalato ad esempio. Che si facciano investimenti infrastrutturali a livello di welfare sociale, a livello di scuola, di cultura, e tutto questo si può fare perché i soldi per farlo ci sono, e che vengono utilizzati male a livello nazionale. Passiamo a Simona Marsella. Simona Marsella è candidata al collegio della Camera, collegio 11 uninominale della Camera. Stiamo assistendo a vari fenomeni di antipolitica, forse anche di becero qualunquismo. Potere al popolo presenta una forte ideologizzazione, un credo di sinistra dichiarato a viva voce, a gran voce. A chi dice che certi ideologizzazioni sono superate, lei cosa replica? E i motivi della sua adesione a Potere al Popolo? Mi pare che lei venga, sentivo il suo collega Lippolis, dal mondo dell'ARCI, quindi dal mondo della società civile, dal mondo, diciamo, del volontariato. Ecco, le ragioni della sua scelta che l'hanno portata all'adesione e alla candidatura con Potere al Popolo. Allora, le ragioni sono ben chiare. Potere al Popolo riesce ad accomunare non solo chi proviene da partiti di sinistra, ma anche chi proviene dal mondo dell'associazionismo come me. Fondamentalmente perché alla base di tutto c'è una forte volontà di far rispettare e di rilanciare la Costituzione. Noi crediamo tantissimo nella nostra Carta Costituzionale, e è proprio questo che ci spinge a portare avanti le nostre ideologie, perché se si rispettasse la Carta Costituzionale sicuramente l'Italia sarebbe un posto migliore in cui vivere. La nostra Carta Costituzionale appunto stabilisce che l'Italia è fondata, è una Repubblica fondata sul lavoro, quindi dobbiamo innanzitutto, come dicevamo prima, dare a tutti la possibilità di essere felici e di vivere una vita dignitosa. E per quanto riguarda le ideologie, sicuramente dobbiamo rifarci al principio della Carta Costituzionale, che dice che comunque l'Italia ripudia il fascismo. Quello che ci accomuna è sicuramente questa voglia di ritornare appunto ai principi di sinistra, ma soprattutto quella di non ritornare più ai periodi del fascismo o comunque a qualsiasi altra apologia, insomma, che possa richiamare al fascismo. Una sinistra che, a vostro modo di vedere, non è sufficientemente espressa, compiuta, per così dire, in LeU, Liberi Uguali, e a maggior ragione nel PD. Sì, sicuramente sì, perché comunque in questi ultimi anni con il governo Renzi e Gentiloni, insomma, abbiamo visto purtroppo delle scelte quasi scellerate che, tornando al discorso di prima, non rispecchiano nemmeno quello che dice la nostra Carta Costituzionale, perché per esempio l'aver tolto l'articolo 18 ai lavoratori li mette in condizione di non avere più voce in capitolo, quindi sono ricattabili, non hanno più potere di poter difendere i propri diritti. Non approviamo alcune scelte fatte appunto da chi ci ha governato finora. LeU purtroppo non ci rappresenta, perché all'interno contiene gli stessi personaggi che poi hanno votato, approvato e studiato le leggi di cui abbiamo parlato finora, insomma la Fornero, il Jobs Act, insomma la buona scuola, altra scelta vergognosa secondo me, perché secondo me i ragazzi non dovrebbero assolutamente togliere ore di
studio per lavorare senza essere retribuiti, hanno tutto il tempo comunque di fare i tirocini come abbiamo fatto noi alla loro età. È il turno di Valentina Basta, alla mia sinistra, che è candidata appunto nel collegio al plurinominale nel collegio Puglia 3. Mai come in questo periodo stiamo assistendo a degli scontri tra, si potrebbe dire, estrema destra ed estrema sinistra, al centro la questione immigrazione. Ecco, questo stiamo così considerando vari aspetti, abbiamo considerato l'aspetto ambientale, abbiamo considerato l'aspetto occupazionale, però qui ora c'è anche questa questione del fenomeno della immigrazione, come gestirlo, perché da un lato certamente vanno rispettati i drammi umani di chi ovviamente arriva in Italia e intanto arriva in quanto comunque lo fa per salvaguardare la pelle, per un istinto, no, di sopravvivenza. D'altro canto però anche da parte delle estreme destre si dice spazio prima agli italiani. Sì, io credo che in realtà il problema dell'immigrazione è un po' un falso problema, perché in questi anni si è cercato di seminare odio, quello che hanno fatto la Lega o altri partiti di centrodestra, ma anche i partiti di centrosinistra con la legge Minniti non hanno fatto molto meglio, anzi. Però noi ribadiamo che siamo per l'accoglienza, perché i migranti sono persone e noi stessi siamo anche migranti, lo siamo stati e lo siamo ancora. Io ho tanti amici che vanno all'estero a lavorare, non possiamo considerare i migranti anche queste persone. Il problema non sono i migranti, il problema sono le politiche che si sono fatte in questi anni, perché alla domanda prima gli italiani, rispondo con prima tutti, prima le persone, non è una questione di pelle o di nazionalità, è una questione che in questo paese manca il lavoro e mancano le politiche sociali. Se ci fossero queste per tutti il problema non esisterebbe. È una questione che è stata creata ad hoc per metterci gli uni contro gli altri in una sorta di guerra tra poveri, per non farci vedere qual è il problema reale. Il problema reale è che in Italia, nel mondo, piccolissime percentuali di persone detengono quasi tutta la ricchezza mondiale. E invece ci mettono contro gli uni gli altri quando a spadroneggiare e a sfruttarci ci sono i ricchi. Questo è quello che vogliamo dire. Noi vogliamo fare una politica fiscale che sia che prenda i soldi dai ricchissimi in modo da finanziare sia le politiche sociali, il lavoro e anche l'accoglienza. E completiamo il nostro giro, il nostro incontro con Potere al Popolo, con Antonio Sanarica, che è candidato nel plurinominale alla Camera, collegio plurinominale appunto Puglia 3. E allora abbiamo l'articolo 3 della Costituzione, che prevede un principio di uguaglianza formale ed un principio di uguaglianza sostanziale. L'impegno ovviamente da parte dello Stato a rimuovere quelle appunto situazioni di disuguaglianza, e in Italia di disuguaglianza ce n'è aiosa sotto ogni aspetto. Penso alle categorie più deboli, penso ai giovani, penso agli anziani, penso a certe categorie molte volte definite con disprezzo diversi, la categoria dei diversi in vario ambito. Parliamo di discriminazioni relative al sesso, discriminazioni relative alla razza, come abbiamo visto, varie forme di discriminazioni. Ecco, quali possono essere gli strumenti che Potere al Popolo intenderebbe appunto impiegare
per rimuovere queste situazioni appunto di disuguaglianza, perché certamente in linea così di principio ovviamente il principio è quello di superare, no, le disuguaglianze, però poi bisogna vedere anche che percorso, quali mezzi, quali strumenti impiegare per andare a rimuovere questi gap. Sì, innanzitutto il percorso che Potere al Popolo vuole innescare anche con la sua presenza in questa campagna elettorale è quello di riattivare tutta una serie di conflitti sociali e di manifestazioni che sole possono portare alla conquista di determinati diritti, così come lo è stato in passato. L'articolo 3 della Costituzione, pur essendo in vigore dal 48, diciamo, ma non ha avuto mai una sostanziale applicazione, se non quando il movimento operaio non ha avuto la forza di conquistare alcuni diritti. Parliamo del diritto nel mondo del lavoro, così come il diritto nel diritto di famiglia, o per una sanità pubblica e gratuita per tutti, o per una scuola che sia accessibile fino a più alti gradi per tutti. Naturalmente in questi anni abbiamo subito tutti quanti una controffensiva da parte delle classi dominanti che via via ci ha spogliato di tutti questi diritti. Quindi noi capiamo bene che la strada deve essere quella di una riattivazione, di una partecipazione nuova di queste forze, di questi settori della società, di queste classi popolari, affinché riscendano in piazza e pretendono di riconquistare tutti questi diritti. Parliamo delle donne, che sono discriminate innanzitutto sui posti di lavoro, ma anche nei contesti degli uffici pubblici, per esempio, nelle cariche pubbliche. Parliamo dei migranti, dei lavoratori stranieri, che vengono a loro volta discriminati in quanto stranieri. Parliamo di tipologie diverse di lavoratori stabili e lavoratori a contratto precario. Capiamo cosa significa lavorare in un'azienda a contatto con un compagno di lavoro che ha un contratto interinale. Vorrà dire che il mio compagno di lavoro non potrà fare uno sciopero, altrimenti rischia il posto di lavoro sin dal giorno successivo. Quindi bisogna innanzitutto stabilizzare i contratti di lavoro. Noi proponiamo che la regola dei contratti deve essere quella del contratto a tempo indeterminato. Riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore settimanali a parità di salario. Reintroduzione dell'articolo 18 e sua estensione anche ad aziende fino a 15 dipendenti. Queste sono soltanto alcune proposte che noi facciamo, che possono servire a unire i vari settori delle classi popolari, che in questi anni hanno pagato uno scotto pesantissimo dalle politiche di austerità. Mancano ormai pochi giorni, siamo vicinissimi al voto. Donato Pentassuglia, candidato alla Camera, collegio 11, collegio uninominale. Che tipo di campagna elettorale si è vissuta? Molto strana, molto breve, molto fredda nei contenuti, oltre che per le temperature, ma molto fredda perché si è parlato alla pancia delle persone, si è aizzato contro un sistema non meglio definito. Anziché parlare dei grandi passi avanti fatti dal Paese con i sacrifici di tutti e di quello che rimane da fare, si è solo lanciato invettive, profili falsi, false notizie o riproposizione di modelli come quello del centrodestra che abbiamo già vissuto e che ci avevano precipitato. Questi ultimi giorni mi auguro si possa parlare di merito, un po' più nel merito delle questioni, e perché la gente abbia contezza e vada a votare con la serenità dovuta, perché il diritto al voto e soprattutto il dovere di votare e non lasciare che le cose rimangano, diciamo, in capo e in mano a pochissime persone, questo si faccia domenica, perché parliamo della vita del nostro Paese, parliamo del Parlamento italiano. Ecco, se eletto, quali i punti nevralgici relativi a Taranto da affrontare? Ma guarda, Taranto e il suo territorio hanno mille opportunità.
Taranto la deve smettere di pensare a mamma Stato, deve serrare le fila di tutte e 29 i comuni e mettere insieme la qualità che già ha dei prodotti e fare organizzazioni di produttori delle OP che rilancino. I soldi che io in questi anni ho fatto arrivare per le infrastrutture devono essere capitalizzate, nel senso che devono diventare cantieri, perché ci sono i soldi per l'infrastrutturazione dell'aeroporto che collega il porto, l'ufficio sanitario sul porto che fa partire la catena del freddo. Nel prossimo mese con la ZES completeremo tutta l'area della retroportualità che finalmente per i 22 km quadrati consentirà l'utilizzazione a pieno con sgravi importanti. Tutto questo mix infrastrutturale di qualità deve rigovernare il processo della produzione, andando alla ecocompatibilizzazione, ed i dati sull'ambiente sono migliorati tantissimo, perché negli ultimi 5 anni sono stati fatti grandi lavori, al di là delle fesserie che vengono messe in giro, e c'è tanto ancora da fare, ma tanto è stato fatto. E allora questo mix di cose prova a rilanciare un terziario e il nostro sistema enogastronomico e turistico, che metterebbe nella condizione, con la Bradanico-Salentina che abbiamo sbloccato e la Talsana Vetrana che sta nel patto della Puglia, davvero una inversione di tendenza e una evoluzione di economia green, di economia pulita. La cosa che ora, a prescindere dai partiti, dalle coalizioni, mi rende così esterrefatto, resto agghiacciato, è parlare di strategicità e andare poi di fatto a negare la realtà dei fatti, la mortalità, il tasso ho detto, è una questione seria. Cioè, è pazzesco, cioè, anche il fatto stesso di dire, io sento le parole di Galletti, io tra secolo, quando sento di dire che l'aria di Taranto è pulita, Galletti ha detto significa negare l'evidenza. Se uno mi dice stiamo facendo un percorso per cercare di contemperare, io non credo che si possa più contemperare in queste condizioni ambiente e lavoro, però venirmi a dire che l'aria di Taranto, le centraline, c'è tutto a posto, a me viene, non so se da piangere, perché da ridere c'è ben poco. Fabiano, la vostra posizione, Liberi e Uguali, mi pare, se non ricordo male, sulla statalizzazione? Però io voglio rispondere a alcune cose che vengono dette, per perché questo diventa poi difficile, perché Liberi e Uguali non nasce certamente perché vuole ristaurare non so che cosa, nasce per una sofferenza di chi almeno viveva all'interno del PD e non poteva continuare a metabolizzare e a digerire male tutto quello che si verificava. Quindi nasce da qui. Poi noi ci auguriamo che possiamo rappresentare ben altra la fascia di chi è uscito dal PD. Questa è la mia posizione, almeno per quanto riguarda questo nuovo soggetto politico, che sicuramente potrà dare anche a tanta parte scontenta, soprattutto del centro di sinistra, di come ha governato in questi anni. Quindi non voglio entrare nel merito neanche di tutto ciò che è stato approvato, perché sicuramente quello che è stato approvato anche sono state approvate con chi stava all'interno del PD. Sulla posizione Ilva, io pur molte volte definendo positive le posizioni del Comune di Taranto e della regione, ritengo però, ho sempre ritenuto, che nel momento in cui si prendono delle decisioni, se non si passano queste decisioni al vaglio delle centrali comunali e regionali, secondo me non hanno nessun significato. Non è sufficiente dal mio punto di vista che il presidente della regione o che il sindaco di Taranto decidono di opporsi ad alcuni decreti senza che il Consiglio Comunale e la Regione abbiano discusso su questo. Questo lo ritengo negativo, perché pur positive quelle situazioni, nel momento in cui non vedono la discussione ampia dal Consiglio regionale e dal Comune, sono dei fatti negativi. Per quanto riguarda la statalizzazione, era ed è ancora un modo per andare a risolvere i problemi di questa realtà. La realtà di Taranto, come si diceva, che è una delle più inquinate del
della nostra nazione, parliamo dell'Italia, non voglio manco parlare dell'Europa, ebbene cosa si sta facendo? Certo, è una risposta, io non so se potrà essere data attraverso quello che abbiamo detto, quella risposta, però sicuramente quello che sta succedendo in queste, soprattutto anche settimane, una contrapposizione politica, io non voglio entrare anche qui nel merito all'interno del PD, mettere il coltello nella piaga, però porca miseria, io devo essere chiaro, io ritengo fortemente negativo quello che sta succedendo su questo territorio, non è possibile che il presidente della regione, il sindaco di Taranto prendono delle posizioni e si contrappone ad un governo, però, un governo Fabiano, che viene sostenuto Fabiano, anche da questo. Sì, ma no, Fabiano, io, ecco, io, una domanda, mi consente. E nell'eventualità in cui il PD avesse bisogno di un quid per governare, voi potreste dire abbiamo trovato un accordo sui programmi, cioè sareste una sorta di stampella, di elemento di integrazione, di allora io voglio sempre un riempitivo per raggiungere la maggioranza. No. Io voglio sempre dire la mia a proposito. Perché mi scusi, voi per esempio nel Lazio cosa state correndo con Zingarelli? Allora, è un po' strano, no? Sì, dice, vabbè, se io sto per io i fatti miei, ritengo, dove si vince, poi lì dove, a macchia di leopardo è un po' incoerenza, no? Non ritengo strano, però io dico sempre quando parlo in pubblico il mio punto di vista, perché io non posso essere nel caso specifico Grasso, non posso essere, io sono Stefano Fabiano che ha una visione, una visione che molte volte può anche non combaciare con il leader. Io vi dico che se stiamo discutendo di questo è perché c'è una pessima legge elettorale che non permetterà, salvo situazione particolare, ad una coalizione di governare. Quindi quando è stata fatta questa legge, molto probabilmente qualcuno non si è reso conto, anzi ha detto che questa era la migliore legge. Io ritengo invece che ulteriormente peggiore della precedente. Cominciamo a dire questo. Il secondo passaggio che voglio fare invece riguarda quello che potrà accadere. Ebbene, io ritengo che chi sarà incaricato al primo posto deve mettere la legge elettorale. Non si può pensare che la prossima volta si possa andare a votare in questo così modo. Così si diceva anche alla fine della legislatura, la legge elettorale. Io ritengo di dire quello che penso, per questo certo. Volevo ribadire questo. Per quanto riguarda invece una ipotesi di coalizione, sicuramente Libero Uguale darà l'apporto alla possibilità di governare, e se bisogna governare questo paese, dal mio punto di vista, Liberi Uguali non può esimere da poterlo fare. Io ritengo che ci saranno le condizioni di farlo. Una forza politica non può soltanto sbandierare gli annunci che poi non portano a nessun risultato, deve mettere in pratica e deve, ecco, dire quello che si è in grado di fare. Fabiano, questo ho sempre pensato. Liberi Uguali sa più di molte volte di accordo elettorale, perché uno pensa nel momento in cui nel PD dovessero cambiare le cose, dovesse venir meno Renzi, chissà, magari quelli che ora se ne sono andati in esilio sull'Aventino di Liberi Uguali potrebbero ritornare alla casa madre. Ma se si programma un paese, si programma le condizioni di fare qualcosa per questo paese, perché non lo si deve fare? Uno non può dire, io siccome rappresento questa bandiera non devo lavorare per fare qualcosa per il bene del paese. Questo è il mio punto di vista, e male fa quel partito che è in grado di poter dare il proprio contributo e invece si chiude e dice io non voglio dare nessun contributo. Questa è la mia visione della politica. Il dottor Giuseppe Varlaro, candidato alla Camera, collegio uninominale 10 con Casa Pound. E allora siamo ormai prossimi al voto, il suo appello, perché votare Giuseppe Varlaro, perché votare Casa Pound?
Beh, innanzitutto voglio dire che voglio spiegare un attimo cosa è Casa Pound, perché sembra una casa ai limiti del bosco, invece non è così, è un partito che rappresenta la destra sociale. Noi deriviamo da quello che è stato il primo Mussolini, quando era giornalista dell'Avanti, e l'ultimo della Repubblica Sociale. Questo che cosa ci comporta? Che noi abbiamo nella nostra DNA, nella nostra storia, un grandissimo passato, perché che se ne possa dire, il fascismo, e Mussolini è stato il costruttore dell'Italia moderna. Ha fatto tutto lui praticamente. Infatti gli uomini politici di adesso non hanno più nulla a che fare, non hanno fatto più niente se non disgregare questo Stato che è sotto la presenza di tutti, disgregare questo Stato che non attenersi assolutamente alla Costituzione, che dovrebbe tutelare il lavoro, i cittadini e via dicendo. Tanto per intenderci, noi di Casa Pound sono quei ragazzotti che portano le spese ai più diseredati, alle periferie, per aiutare i poveri. C'è molto di sociale nel nostro DNA ed è quello che vogliamo far capire alla gente soprattutto. Casa Pound è stata etichettata come così fucina di violenza. Lei cosa replica? No, non è assolutamente vero, perché si può vedere, sicuramente siamo tuttora sotto attacco dei centri sociali, credo che bisogna anche difendersi. Noi abbiamo rifiutato in toto la violenza e credo che anche la mia persona lo possa dimostrare. Ho 64 anni e per appoggiare una causa del genere significa che assolutamente bandisco qualsiasi tipo di violenza, e non siamo noi, siamo un po' perseguitati veramente. Questione immigrazione. Allora, l'immigrazione è bloccare completamente l'immigrazione, rimandarli nei loro paesi di origine, cercare porre uno sbarramento in Libia, trattando sempre politicamente con questi governi, e aiutarli a casa loro. Questo lo diceva Rauti già negli anni 70. Un problema nostro, un problema loro, ma il discorso è che non possono venire qui sotto gli occhi di tutti, vengono a far nulla, a stare solo a fare lo spaccio e la prostituzione e tutto quello che ne deriva, quindi non c'è posto per loro qui. Invece possiamo aiutarli a casa loro, ed è anche un motivo di potrebbe andare bene anche a noi, con tutta questa gioventù, che non lavora, che non ha né arte né parte, potrebbe andare a ricostruire. Io parlo di ricostruire perché ho feci un articolo quest'estate sul recupero provocatorio, sicuramente all'epoca, adesso lo vedo un po' meno provocatorio, del recupero delle colonie, quelle che Mussolini fece all'epoca nel 40, e che a un certo punto portò benessere, edifici, e noi ce l'abbiamo a Taranto, ce ne abbiamo tantissimi, uguali a quelli nostri, fece le fogne, fece tutto quanto, ed è ancora lì tutto intatto. L'ho visto su un reportage storico ultimamente. Quindi riprendere politicamente, senza la guerra assolutamente, riprendere le colonie e riprendere soprattutto andarli a aiutare a casa loro, le fabbriche, cose del genere, in modo da poter impiegare anche la nostra gente lì. Lei in molte occasioni, soprattutto sui social, ha avuto modo di criticare aspramente i grillini e il Movimento 5 Stelle. Sì, perché io ho una maniera di procedere in politica in maniera un po' diversa, cerco di rendermi conto effettivamente i movimenti che mi attraggono. Mi hanno, 6 anni fa circa, quando sono più o meno venuti fuori i grillini, un po' dopo, mi hanno molto attratto, perché speravo che potessero avere un'eversione all'interno del Parlamento.
Le ho frequentati per 6 mesi nella palestra della D'Amato ed è stata un'autentica delusione, proprio me ne sono scappato, perché sembravano più che incontri politici, incontri di Boy Scout, Taranto V, Taranto VII. Non è possibile fare politica in quella maniera e soprattutto fatta da gente che non ha né arte né parte, e credo che Di Maio lo possa dimostrare. Non ci sarebbero state occasioni per ricucire, per allearsi col centrodestra, ossia Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega? No, perché noi siamo completamente diversi, proprio non abbiamo nulla a che spartire, ma è una diversità che viene dagli anni, non è che è di adesso. Credo che quello che ha combinato Berlusconi sia sotto gli occhi di tutti, quindi io lo chiamo il partito del Bunga Bunga, perché ha talmente rovinato i valori morali dell'Italia, accompagnato anche da Fini, che ha distrutto un partito, e al posto di Fini adesso sta la Meloni, e la Lega, che adesso è in mano a Salvini, che in definitiva dei voti dei meridionali interessano i voti dei meridionali per portarli al nord, ma del meridione e nel meridione non ha fatto assolutamente nulla fino adesso. Per concludere, i programmi per Taranto, se eletto su quali punti incentrerebbe la sua attenzione? Beh, innanzitutto una Taranto dilaniata tra questione occupazionale e questione ambientale. Ma è stata dilaniata soprattutto dalla politica, cioè ricordiamoci che per 10 anni c'è stato Ippazio Stefano e dopo la gente, in maniera dissennata, la gente di Taranto ha votato per la prosecuzione in un gruppo del PD che continua a non esercitare nessun potere, perlomeno a Taranto non si sono mai visti da quando sono stati eletti. Il programma per Taranto, sappiamo tutti qual è, diciamo sempre le stesse cose: Ilva, Eni, Marina Militare, Cementir, e quindi assoluto controllo sul territorio di queste fabbriche. Poi alla luce del fatto della copertura dell'Ilva, adesso io credo che non si potrà più neanche prendere in considerazione la chiusura. Per noi sarebbe opportuno che tutte queste fabbriche venissero riprese sotto lo Stato, che deve diventare sovrano in tutto e per tutto, cioè la riformazione di una, non so se vi ricordate, dell'IRI di Petrilli, tanto per intenderci, di aziende che sono di interesse nazionale, che vanno salvaguardate per il bene della nostra Italia, ecco, comune. E poi il riordino dell'ospedale, perché io sono stato in ospedale per tanti anni qui a Taranto ortopedico ed è diventato veramente una cosa forsennata. Ne parliamo del pronto soccorso. No, del pronto soccorso, del piano di riordino di Emiliano, non si è capito più niente, e dopo la chiusura del Moscati, fatta brillantemente dal direttore generale Rossi, si è stato in stato di pena per i miei, io adesso sono in pensione, però sono tuttora dispiaciuto per i miei colleghi che si devono sobbarcare un carico di lavoro bestiale che non è possibile sopportare. E poi l'ultima cosa, la difesa del turismo, delle coste, che sono veramente sottovalutate in tutti, la nostra Costituzione è stata stracciata a tutti i livelli e Taranto soprattutto. Io ritengo però che sotto per Taranto ci sia un disegno, un obiettivo strategico di importanza nazionale, per cui è difficile uscire da queste fabbriche, da questo inquinamento. Dunque un Polifemo particolarmente ricco. Siamo partiti dal progetto Lecita e quindi dall'inizio, dall'approccio degli studenti a quella che sarà la vita, la pratica giudiziaria, e poi ovviamente spazio ai candidati, ai programmi per le politiche di domenica 4 marzo. Ci fermiamo qui.
L'appuntamento, come al solito, con Polifemo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre, ma anche sul bouquet Sky, Sky appunto 879, viva l'Italia Channel. È tutto, ci vedremo venerdì prossimo, commenteremo ovviamente l'esito elettorale. Per ora non resta che augurarvi un buon proseguimento con la nostra programmazione. Buonasera.